Cominciamo. Non mi dilungo in nessuna introduzione, visto che siamo veramente in ritardo. E come vedete abbiamo una atmosfera speciale oggi, perché l'università ha deciso di toglierci la corrente in quest'aula, quindi c'è l'atmosfera da lume di candela, anche perché è molto illuminata, e niente, oggi siamo qui con Sabrina Marchetti, l'attrice Busi, a parlare di ricerca e metodologia femminista, e è il penultimo incontro, il prossimo sarà il 7 marzo, sempre qui, a meno che non decidano di dargli fuoco l'aula, e cominciamo. Dunque, allora, ciao a tutte, direi che già tutte come plurale ho un po' di comprensivo, mi spiace usare. Ringrazio innanzitutto, visto che siamo anche alla fine, diciamo, un po' di questo corso di autoformazione, ringrazio chi l'ha pensato, chi l'ha organizzato. Perché ce n'è decisamente bisogno, soprattutto all'interno dell'università italiana, dove non ci sono diciamo ormai i corsi che si occupano di femminismo, di gender studies, ormai non ci sono più, sono decisioni di tutti, forse non so se l'università di Bologna è una super cosa. Ma qualche corso di storia delle donne, forse esiste anche a scienze della comunicazione, ce ne sono alcuni un po' sparsi, diciamo. Comunque diciamo che l'occasione di confronto orizzontale, oltre al fatto che è dovuto proprio alla struttura piramidale dell'università italiana in particolare, sono molto poche. Questo anche per dire che, insomma, per come abbiamo pensato un po' l'impostazione dell'incontro anche con Sabrina, cioè, ci piacerebbe che ci fosse, diciamo, uno scambio, per cui se avete domande anche durante i nostri interventi non fatevi scrupolo a interrompere, perché più la forma è dialogica, proprio per il tema che affrontiamo oggi, cioè quello della ricerca. E quindi a questo proposito vorrei dire che è soprattutto a coloro che hanno, diciamo, formalmente in questa università ancora lo status di studentesse e di studenti, che se volete fare ricerca nel futuro non dovete, fatelo, però sappiate che, cioè, non dovete considerare questi momenti dell'autoformazione come una cosa aggiunta, come una cosa di cui si può fare a meno, nel senso che l'autoformazione proprio all'interno dell'università italiana, soprattutto in questo campo, è fondamentale. E quindi tra tutti i ringraziamenti che posso fare, che ho fatto, sicuramente non posso ringraziare l'Università di Bologna, visto che ci accoglie, insomma, in questo modo. E faccio una breve, diciamo, farò una serie di premesse. La prima premessa la faccio rispetto alla mia storia di ricercatrice precaria, proprio perché rispetto alle cose che poi successivamente cercherò, insomma, di dire, chiarire qual è il punto, diciamo, il mio punto di vista, il mio punto di partenza, è fondamentale per capire poi quello che dirò, insomma, le due cose sono molto legate. Io mi sono laureata in questa università qualche anno fa, mi sono laureata in storia della psicologia con una tesi sull'ermatoditismo nella letteratura scientifica italiana proprio nel 900. Avevo, prima di fare questa tesi, avevo cominciato a fare un po' di ricerche, diciamo, sulla questione, sempre in campo storico, sulla concettualizzazione, diciamo, della differenza sessuale in quel periodo in Italia, e mi interessava capire, proprio perché da un punto di vista politico mi sono sempre chiesta se questo concetto della differenza sessuale potesse essere un concetto sicuramente, una categoria sicuramente utile a, diciamo, mettere a far comprendere l'esperienza storica delle donne, e non solo
mentre facevo questa ricerca ho incontrato queste fonti incredibili e quindi diciamo che ho virato da questo iniziale intento a appunto a indagare più approfonditamente questo aspetto dell'anatomismo. Una volta che mi sono laureata ho fatto i concorsi di dottorato, il primo concorso di dottorato che ho vinto l'ho vinto a Napoli all'orientale storia delle donne e l'identità di genere, pensando che sarebbe stato il luogo ideale per poter portare avanti la ricerca. Però io venivo da filosofia e quindi diciamo che il fatto che io avessi un metodo di per sé interdisciplinare non è stato, non mi ha molto favorito in quell'esperienza. Dopodiché ho provato altri corsi di dottorato stando a Napoli e ho vinto un corso di dottorato a Roma, alla Sapienza di Filosofia. E quindi ho dovuto cambiare il mio progetto di ricerca, perché mentre a Napoli volevo fare un progetto di ricerca di storia sociale, quindi continuare la ruota della tesi di laurea e vedere, incrociando fonti processuali, fonti giornalistiche, qual era la percezione pubblica appunto del cosiddetto ermafroditismo, perché in quell'epoca si chiamava ermafroditismo, oggi cioè invece il termine scientifico è intersessualità. Una volta arrivata a filosofia ho cambiato impostazione. L'impostazione comunque è diventata un'impostazione sempre di tipo storico, però fondamentalmente epistemologico, e mi sono occupata dei modelli della differenza sessuale nella biologia contemporanea, in particolare nella prima metà del Novecento. Dopodiché un anno senza stipendio ho vinto una borsa di studio post dottorato di una fondazione privata. Ho continuato il progetto di ricerca che avevo svolto durante il dottorato e mi sono occupata della seconda metà del Novecento. Altra pausa senza stipendio. In tutto questo periodo ovviamente io comunque, come vi spiegavo un po' all'inizio rispetto al mio percorso di ricerca, il motore del mio percorso di ricerca è un motore fondamentalmente politico, e questo può servire anche per specificare meglio il tema di oggi e quello che inizialmente volevo fare, proprio perché a partire dal titolo del seminario di oggi, che è appunto ricerca e metodologie femministe, ci siamo interrogate su che cosa sia un metodo, su che cosa sia una metodologia. Correlato a questo c'era appunto la questione invece dell'epistemologia e come queste tre categorie possano essere associate appunto al femminismo e come il femminismo si collochi rispetto a queste tre categorie. Quindi cerchiamo di capire subito quali sono le affinità e le divergenze per queste tre categorie, metodo, metodologia ed epistemologia, e possiamo dire che è come se ci fosse un movimento dal particolare al generale, nel senso che il metodo, per metodo si intende un metodo di ricerca si intende una tecnica per raggiungere un'evidenza scientifica. Per la metodologia invece si intende la teoria, un'analisi del modo particolare in cui la struttura di una teoria generale trova la sua applicazione in una specifica disciplina scientifica, per cui possiamo dire che la metodologia è l'organizzazione concettuale e la cornice concettuale all'interno del quale i metodi trovano una loro collocazione, come se fosse un po' la tavola operativa, la metodologia. Per epistemologia invece l'epistemologia si occupa dei problemi che definiscono un'adeguata teoria della conoscenza oppure una strategia di giustificazione di quel tipo di conoscenza, e molto spesso appunto epistemologia e teoria della conoscenza tendono a sovrapporsi. Quindi la domanda da cui partiamo è esiste un metodo femminista? Esiste una metodologia femminista? Esiste un'epistemologia femminista? Si
tratta di un tema che è stato lungamente dibattuto nella letteratura scientifica in generale, nel senso sia all'interno delle letterature specifiche delle varie discipline che più in generale appunto nell'ambito della discussione riguardo alle teorie della conoscenza in generale. E Sandra Harding, che è un'epistemologa femminista che è stata estremamente influente, nel 1987 scrisse un articolo che poi è stato ripubblicato, riaggiornato successivamente in varie occasioni, appunto che si domandava is there a feminist method? E secondo Harding si tratta fondamentalmente di una domanda che è mal posta e che di fatto tutta questa preoccupazione attorno alla questione del metodo, della metodologia, dell'epistemologia è il frutto in qualche modo di una sorta di feticizzazione del metodo e di una sorta di metodolatria, che è un termine che invece ha coniato Mary Denny, che è stata diciamo, una studiosa, una storica antropologa che ha scritto dei testi particolarmente interessanti. Quindi diciamo che probabilmente questo tipo di preoccupazione si è collocata proprio in questo periodo, ovvero tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, proprio perché era una fase in cui c'era un movimento diciamo, di istituzionalizzazione, senza dover dare per forza una caratteristica negativa a questo termine, però istituzionalizzazione nel senso di consolidamento di un campo, di ricerca, e quindi la prima cosa che si fa solitamente diciamo quando si cerca di organizzare appunto un corpus di studi e renderlo un campo disciplinare vero e proprio è porsi la questione del metodo, della metodologia, proprio perché questo avviene sia nelle scienze umane che nelle scienze naturali, diciamo. È ovvio che è una preoccupazione che in qualche modo deriva in particolare da questo, diciamo, dal fatto che storicamente sono le scienze naturali in qualche modo che danno un modello e che forniscono appunto diciamo, lo sfondo teorico per decidere se quel campo disciplinare ha un suo appunto status epistemologico in qualche modo di verità e in qualche modo di scientificità. Secondo Harding appunto si tratta di una domanda mal posta proprio perché in qualche modo le preoccupazioni riguardo al metodo rischiano di oscurare gli aspetti più interessanti della ricerca femminista. E quindi si chiede che cos'è in realtà che rende le più influenti ricerche di ispirazione femminista sia nel campo delle scienze biologiche che nel campo delle scienze sociali così potenti, e la risposta, che è una risposta che io fondamentalmente condivido, è che la loro forza sta nella critica. Ovvero il femminismo è fondamentalmente un movimento etico-politico per l'emancipazione delle donne ed è proprio questo che è il suo punto di forza. E in particolare Harding individua in tre momenti principali la costruzione di questa posizione diciamo, di forza critica. Innanzitutto la scoperta del genere e le sue conseguenze, le conseguenze di questa scoperta, che tipo di impatto ha avuto questa scoperta, tra virgolette, nei vari campi disciplinari. Cominciare a considerare il fatto che anche proprio diciamo, a partire dalla scoperta del genere si è cominciato a considerare l'esperienza anche storica delle donne come una risorsa scientifica in senso proprio. E aggiunge Harding che è necessaria appunto una robusta pratica riflessiva gender sensitive. Quello che io mi sento da aggiungere, poi passo subito la parola a Sabrina e cominceremo ad organizzare un po' meglio diciamo, i temi di discussione, perché appunto anch'io sono profondamente convinta del fatto che il punto di forza del femminismo sia
il fatto di essere un movimento etico e politico e che quindi discute della produzione di sapere propria e altrui a partire da questo punto di vista e che quindi diciamo in qualche modo non rimane schiacciato sotto la preoccupazione della scientificità così come è stata classicamente tradizionalmente intesa, ma penso anche che appunto il femminismo sia tendenzialmente ammesso, no? Torniamo sempre al problema posto anche nel titolo di tutto il corso di autoformazione, cioè i femminismi o il femminismo. Questa è una, cioè, in qualche modo una domanda aperta alla quale magari se riusciamo a discutere anche di questo oggi potrebbe essere interessante. Appunto credo che il femminismo sia un progetto politico ontologico, nel senso che mi sembra che come volendo cercare una cornice generale entro la quale far rientrare il femminismo come movimento di pensiero critico, è principalmente una teoria del soggetto che afferma che non può esserci una teoria della conoscenza senza un'esplicita teoria del soggetto, che sembra un po' tautologico, però il fatto è così. E dunque in questo senso, per ritornare alla questione metodo, metodologia e epistemologia, dal mio punto di vista di osservazione, cioè di ricercatrice che si occupa principalmente di come la scienza ha concettualizzato il maschile e il femminile, di come i famosi bias, gender bias influenzano non solo la costruzione delle teorie scientifiche, ma anche proprio in modi concreti, particolari, materiali con cui si fa ricerca, mi sento di dire appunto che il femminismo è una proposta epistemologica. Ciao a tutte e a tutti, io sono Sabrina e non entro più di tanto al dettaglio di quello che faccio, quello che... Aspetta, io mi alzo. Il motivo per cui sono oggi qui con Beatrice Busi a parlare è che sono una femminista e faccio interviste. Faccio interviste di solito per studio, per lavoro, infatti sono stata anche pagata per fare, le faccio con donne e uomini, migranti, italiane e non italiane, insomma, vari tipi di persone. Quindi quello di cui vi volevo parlare io oggi è cosa ho imparato in questi anni nel fare interviste da una prospettiva femminista, cioè come il femminismo può entrare, ma insomma è un dialogo che vorrei avere con voi, sia come immaginate, sia di esperienze che avete già avuto nella pratica, e quindi fare un momento un po' di condivisione. Prima di entrare in questa cosa qui, che sarà diciamo nella parte finale della discussione di oggi, in modo che poi abbiamo anche la rilassatezza di lasciarci andare a domande e tutto, con Beatrice ho pensato di fornirvi un decalogo. Un decalogo che io ho trovato andando a riprendere i libri che avevo studiato quando studiavo in Olanda, appunto, studi di genere, e la mia professoressa mi raccomandò questa specie di mummia, che è un libro del 92, che era quello su cui lei si era formata. Io ho fatto le fotocopie e l'altro giorno, non è un libro fantastico, però era quello che per lei era stata la Bibbia nel fare ricerca sul campo come antropologa. E ho trovato che questa qui, che è la Selma Reinhardt, fa un bel decalogo che... E, è in inglese, quindi lo traduco in italiano adesso mentre parlo. Quindi, punto 1. Il femminismo, o il femminismo diremmo oggi noi piuttosto, il femminismo è una prospettiva, non è un metodo di ricerca. 2. Le femministe usano una molteplicità di metodi di ricerca. 3. La ricerca femminista coinvolge una critica continua, ongoing, della
accademia non femminista. 4. La ricerca femminista è guidata dalla teoria femminista. 5. La ricerca femminista può essere transdisciplinare, dice lei. 6. La ricerca femminista ha lo scopo di creare un cambiamento sociale. 7. La ricerca femminista combatte per rappresentare la diversità umana. 8. La ricerca femminista spesso include la ricercatrice come persona. 9. La ricerca femminista spesso cerca di sviluppare relazioni speciali con le persone studiate in un modo interattivo. 10. La ricerca femminista spesso definisce una relazione speciale con chi legge. Ora, io immaginavo di poterle scrivere o proiettare, però forse non c'è bisogno, semmai facciamo girare il foglio. Sì, noi oggi quello che faremo, ovviamente appunto questo è un testo del 92, quindi risente tutto il dibattito femminista degli anni 80 americano, un contesto sicuramente diverso da quello in cui viviamo noi oggi, però ci sembrava importante avere un punto di partenza. E da questo punto di partenza io cercavo di sviluppare gli ultimi punti, quando dice la ricerca femminista spesso include chi fa la ricerca come persona, e poi il punto in cui dice spesso cerca di sviluppare una relazione speciale con le persone che studia. Volevo farlo sia in un'ottica che mai può essere utile come studentesse, ricercatrici, ma anche per chi fa per esempio l'inchiesta nell'ambito attivista, che è una pratica diffusa di fare inchiesta fra gruppi, all'interno dei gruppi o comunque per una cooperatività anche insomma, nella propria militanza. Però non mi dilungo troppo, secondo me facciamo la parte tua e poi io ci ritorno dopo. Okay. Okay. A proposito appunto delle cause che ha detto Sabrina, quello che riconosco, diciamo, all'interno di questo decalogo che mi è stato utile o comunque rispecchia in qualche modo l'andamento del mio interesse di ricerca e della costruzione del mio percorso di ricerca, è innanzitutto appunto il primo, ovvero che il femminismo è una prospettiva e non un metodo di ricerca. In questo senso devo dire che la definizione che secondo me è molto evocativa e che sicuramente ha rappresentato in qualche modo una guida anche nel mio percorso di ricerca è una proposta di tipo, appunto in questo caso anche epistemologica, che potete trovare in un altro articolo che è anche questo della fine degli anni 80. È un articolo di un gruppo di ricerca che si chiamava Biology and Gender Study Group, del quale faceva parte il biologo dello sviluppo Scott Gilbert, che è uno dei più influenti biologi dello sviluppo a livello mondiale, cioè per capirci uno di quelli che non solo fa ricerca di laboratorio ma scrive anche manuali di biologia dello sviluppo, e appunto in questo articolo si definiva la critica femminista come un metodo di verifica sperimentale. Questo per dire che appunto non solo perché siamo abituati appunto a pensare che il metodo femminista sia un metodo principalmente legato appunto alle scienze umane, alle scienze sociali, che invece appunto le scienze naturali, in particolare le scienze dure, non per il tipo di oggettività che propongono, che costruiscono, non sia, diciamo, un metodo che possa essere applicato, proprio perché c'è questa idea appunto che la scienza sia un campo della conoscenza in qualche modo neutrale, universale, che produce appunto dei fatti che di per sé hanno un'evidenza scientifica e in quanto scientifica un'evidenza di tipo appunto universale, generalizzabile, oggettiva in senso povero, direi, in qualche modo, proprio perché invece dall'altro lato l'epistemologo e femminista hanno molto lavorato sulla decostruzione
dell'oggettività intesa come appunto universalità e neutralità. Questo articolo comincia dicendo, secondo me è una frase appunto fulminante, e che spiega perché la critica femminista possa essere intesa come una verifica sperimentale, e dice che la biologia non è solamente un oppressore privilegiato delle donne, proprio per, appunto, per il tipo di rapporto tra maschile e femminile che ha codificato all'interno del proprio campo disciplinare, ma soprattutto è una covittima delle istituzioni sociali maschiliste. Ovvero, la scientificità della biologia è stata spesso inficiata proprio da questo tipo di assunzioni. Assunzioni appunto che hanno delle radici storiche classiche e antiche, perché diciamo che il modello che ha imperato soprattutto nel campo degli studi sulla determinazione genetica, genetico-cromosomica del sesso, è stato il modello aristotelico. Un modello, diciamo, che ha sempre descritto il femminile come un elemento passivo della natura e il maschile invece come un elemento attivo. Questo tipo di concezione di modello lo ritroviamo spessissimo all'interno delle teorie biologiche, in particolare in maniera estremamente evidente, a volte anche proprio ai limiti del ridicolo, in qualche modo, soprattutto nelle narrazioni e quindi nella divulgazione scientifica, che tende sempre, diciamo, in qualche modo a banalizzare poi di fatto quello che invece accade nei laboratori. E quindi un esempio classico che è stato molto studiato dalle storiche della scienza femminista, dalle epistemologhe femministe, ad esempio la narrazione, diciamo, della fertilizzazione, del momento della fertilizzazione, per cui è tipico appunto soprattutto dei manuali e delle produzioni divulgative questa epica dello sperma, dello spermatozoo, che risale eroicamente, faticosamente, diciamo, le tube fino ad arrivare a raggiungere questo ovulo che sta lì fermo, che aspetta semplicemente di ricevere appunto il seme, e in questo modo si ha il momento della fertilizzazione. Ed è evidente che questa descrizione è una descrizione tipicamente, diciamo, antropomorfica, che attribuisce dei caratteri femminili e maschili a degli elementi che, appunto, essendo materiale, diciamo, biologico, in qualche modo non può avere questo tipo di caratterizzazione, proprio perché è evidente che risente invece di uno schema culturale che riflette, produce, riproduce dei ruoli sociali. Un altro esempio che appunto poi viene analizzato in questo articolo, che consiglio comunque di leggere perché è molto interessante e spiega anche in maniera semplice un sacco di cose, è la biologia cellulare degli anni 30, dove, per descrivere la relazione tra nucleo e citoplasma, quindi tra elementi interni della cellula, divennero dominanti le metafore matrimoniali. Ora, a proposito delle metafore, tenete presente che la biologia è una scienza, diciamo, in qualche modo diversa dalle altre scienze naturali, nel senso che c'è un altissimo livello cioè si lavora spessissimo sui concetti. I concetti sono degli elementi, diciamo, in qualche modo, sono il motore, in qualche modo, delle scienze biologiche. Pensate al concetto di ormone, pensate al concetto di gene, e le metafore sono una tecnica, diciamo, in qualche modo letteraria, che è servita tantissimo ai biologi per spiegare il proprio lavoro, e che sono alla base, diciamo, della costruzione poi spesso delle teorie biologiche. Queste metafore matrimoniali possiamo vedere che hanno anche, diciamo, in qualche modo delle corrispondenze rispetto proprio anche al contesto sociale nel quale vengono sviluppate, e
che fanno emergere anche in qualche modo proprio le posizioni anche politiche che ci sono dietro a diciamo i ricercatori teorici che le hanno proposte. Ad esempio, in Germania il modello prevalente diciamo attorno a cui veniva costruita questa metafora matrimoniale era proprio l'autocratica famiglia prussiana, nel quale il nucleo, che rappresenta in qualche modo l'elemento maschile all'interno della cellula, ordina, e il citoplasma, che rappresenta l'elemento femminile, obbedisce. Negli Stati Uniti, invece, nello stesso periodo, il modello cellulare proposto da Morgan, che poi è stato un grandissimo genetista che ha costruito un programma di ricerca molto forte all'interno della genetica del Novecento, e da cui deriva in qualche modo tutta l'impostazione genetico-cromosomico-centrica della biologia del Novecento, che appunto questo modello cellulare era in qualche modo più liberal, ovvero, questo proprio citato dal testo, il nucleo come il marito americano ideale ha sì il potere e la decisione finale, ma la decisione viene presa solo dopo una discussione con il partner femminile. Quindi appunto, no, questo per dire che sono proprio esplicite queste metafore, cioè non è un lavoro di interpretazione sui testi, i testi dicono proprio questo. Dall'altro lato invece il biologo inglese Waddington, che è stato un altro biologo estremamente influente, perché è stato il biologo che ha coniato negli anni 40 il termine epigenetica, che è un termine che lui aveva usato per descrivere la relazione tra organismo e ambiente, e che oggi è diventato, diciamo, il simbolo di un nuovo sviluppo delle ricerche biologiche e genetiche proprio negli ultimi, diciamo, 20 anni. Waddington era ispirato da ideali socialisti e tentò invece appunto di dimostrare come la relazione tra nucleo e citoplasma fosse paritaria, che quindi non ci fosse un tipo di relazione appunto, diciamo, in qualche modo verticale, così come era stata descritta dagli altri, mentre ad esempio l'embriologo afroamericano Ernest Everett Just ribaltò la visione attribuendo invece il potere della decisione cellulare, quindi della, diciamo, della decisione vitale, in qualche modo il potere vitale, solo al citoplasma. Questo appunto per farvi vedere in qualche modo, credo abbastanza chiaro, come poi alla fine sono tanti fattori, non solo i gender bias, ma anche appunto poi il sottostante sistema di credenze in generale degli scienziati, poi a determinare il tipo di teoria che costruiscono. Un altro esempio di persistenza di questo modello neo-aristotelico nella ricerca biologica è la concettualizzazione, il modello che dagli anni 50 in poi ha dominato le ricerche appunto sulla determinazione genetico-cromosomica del sesso, e che è stato definito poi dagli studiosi, dalle epistemologhe femministe, come modello testocentrico. Il modello testocentrico ha origine, diciamo, alla metà degli anni 50, quando un fisiologo francese, Alfred Jost, aveva sperimentalmente verificato che un trapianto di testicoli negli embrioni di conigli, indipendentemente dal corredo cromosomico sessuale che avevano, quindi indipendentemente dal fatto che avessero due X o una X e una Y, determinava comunque uno sviluppo sessuale maschile, mentre
rimuovendo il tessuto gonadico prima della sua differenziazione in testicoli, il resto del sistema riproduttivo, sempre indipendentemente dal corredo cromosomico, si sviluppava in senso femminile. Secondo la teoria, appunto, che lui ha formulato per la prima volta nel 1953, gli embrioni umani sono bipotenziali fino a 6 settimane dopo il concepimento, quando intervengono due interruttori biologici che danno inizio al successivo processo di differenziazione sessuale. Un gene che, cioè Jost ipotizza che comunque ci sia un gene, che ancora però non era stato identificato, presente sul cromosoma Y in grado di scatenare lo sviluppo dei testicoli. Dopodiché, una volta appunto iniziato lo sviluppo dei testicoli, i testicoli iniziano a produrre delle sostanze ormonali, degli ormoni, in particolare il testosterone, che mascolinizza il feto e dà il via, diciamo in qualche modo, al controllo ormonale dello sviluppo sessuale. Che cosa c'è che non funziona in questa teoria? Diciamo che l'ipotesi di Jost stabiliva l'esistenza di un fattore di determinazione testicolare che in quel momento veniva indicato con la sigla TDF, che fosse in grado di innescare la differenziazione della gonade bipotente in un testicolo e che a sua volta appunto questo produce degli ormoni che dirigono la seguente differenziazione del sistema riproduttivo in una direzione maschile. Quindi, avendo osservato che delle anomalie ormonali o genetiche in un topo geneticamente maschio causavano un'inversione di rotta dello sviluppo in direzione femminile, Jost ipotizzò di fatto che lo sviluppo delle gonadi, delle caratteristiche sessuali secondarie femminile, è un progetto che si svolge in qualche modo di default, come se fosse predefinito in qualche modo, come se fosse stato deciso a tavolino all'interno del corpo. Ovvero in assenza di questi interruttori genetici il feto svilupperà delle ovaie e diventerà fenotipicamente femmina. Quindi vediamo anche in questo caso il riflesso di questo modello, di questo schema neo-aristotelico, per cui il maschile richiede un processo di sviluppo attivo guidato dal TDF, mentre quello femminile avviene passivamente, avviene di default, perché appunto, come sosteneva Aristotele, il maschile è il principio del movimento della generazione, mentre il femminile in qualche modo è la materia da trasformare. La questione è che questa ipotesi, basata su queste ricerche, queste poche ricerche sperimentali effettuate appunto nei topi alla metà degli anni 50, ha dominato tutto il programma genetico della genetica nel campo della determinazione sessuale fino agli anni 90 del Novecento. E dagli anni 50 fino agli anni 90 e oltre, tutto il programma di ricerca della genetica in questo campo è stato incentrato nella ricerca di questo TDF, ovvero tutti si sono impegnati a trovare quale potesse essere il gene candidato a, a ricoprire questo ruolo, cioè il ruolo di interruttore biologico che avvia appunto il processo della differenziazione sessuale e che quindi, essendo un principio maschile, tutti lo cercavano sul cromosoma Y. Questa ricerca si è in qualche modo conclusa negli anni 90 con l'identificazione del TDF in un gene chiamato SRAI, e quindi appunto le ricerche sono riuscite ad isolare SRAI e la sua proteina, e quindi diciamo che di fatto la questione della determinazione sessuale era diventata la questione della determinazione genetica delle gonadi maschili, ovvero tutta la determinazione del sesso era riassunta nella questione della determinazione appunto genetica dell'organismo in senso in un pathway maschile.
non a caso appunto questa ipotesi androcentrica è stata appunto definita testocentrica, proprio perché appunto considera la formazione dei testicoli come l'evento cruciale della determinazione sessuale. Alla metà degli anni Ottanta già qualcuna però aveva posto, diciamo, dei problemi rispetto a questo schema. In particolare alcune biologhe, Eva Eicher, Linda Washburn e Anne Foster Sterling, che è appunto, diciamo, per noi, per tante di noi, un punto di riferimento nella critica appunto femminista alla scienza, avanzano appunto dei dubbi rispetto a questa ipotesi testocentrica e avanzano appunto l'ipotesi che in realtà anche lo sviluppo delle ovaie sia uno sviluppo richieda appunto dei processi attivi, e in realtà, come dire, loro stesse svolgono delle ricerche in questo campo, ma molti successivi studi genetici, tutti incentrati appunto sullo studio delle anomalie cromosomico-sessuali di cui sono portatori e portatrici le persone intersessuali, hanno dimostrato il coinvolgimento di un ampio numero di geni nella determinazione del sesso maschile. Quindi, quindi SRAI non solo non è il motore primo della determinazione genetica del sesso in senso generale, ma non è nemmeno il motore primo della determinazione genetica del pathway maschile. Quindi si sono appunto, negli anni successivi, sono emersi tantissimi altri geni coinvolti nella determinazione del sesso maschile e del sesso femminile, e molti di questi geni non sono nemmeno presenti esclusivamente sul cromosoma Y, anzi molti di questi geni sono presenti su altri cromosomi, cioè SF1 sul cromosoma 9, WT1 sul cromosoma 11 e così via, sul 17, sul 19 e DAX1 sul cromosoma X. Tutti questi, questi geni che appunto non sono localizzati solo sul cromosoma Y come presupponeva diciamo il modello testocentrico, ma anche sul cromosoma X, oggi sono considerati essenziali per l'usuale sviluppo dei testicoli e del sistema riproduttivo maschile, pur non avendo un'azione esclusivamente limitata al, diciamo, al campo della determinazione del sesso. Quindi diciamo che alla soglia alla soglia del terzo millennio il quadro si era estremamente complicato, ma come vi ho detto, di fatto la ricerca si svolgeva esclusivamente sullo sviluppo dei testicoli, ovvero quali erano i fattori che contribuivano alla determinazione genetica del sesso, il sesso maschile. Questo però comunque ha messo in crisi i presupposti di questo tipo di modello e quindi ha aperto, diciamo, il campo a molti altri tipi di ricerche. Molte ricercatrici in particolare, e qui adesso cominciamo a, come dire, delineare un po' un dilemma che vorrei che discutessimo insieme, perché ci troviamo di fronte al fatto che in particolare la biologia dello sviluppo, la biologia in generale, ma in particolare la biologia dello sviluppo, è una scienza che ha una altissima percentuale di donne ricercatrici. Perché? Bella domanda alla quale è difficile rispondere, poi proveremo comunque a dare qualche indicazione. Dunque, dopo la prima, diciamo, critica fatta da Eicher e Washburn
alla fine degli anni Ottanta cominciano appunto ad aprirsi varie ipotesi anche sul processo appunto di determinazione del sesso nel senso femminile. È difficile tradurre il termine pathway, che letteralmente è percorso, e quindi è complicato perché è il termine, diciamo, utilizzato prevalentemente nella letteratura scientifico-biologica, che però poi tradotto in italiano un po' perde il suo senso, proprio perché, come dire, è importante non dare l'idea che ci siano delle caratteristiche biologiche femminili e delle caratteristiche biologiche maschili organizzate in una sorta di sistema binario o positivo, per cui da una parte ci sono delle caratteristiche appunto biologiche solo femminili e dall'altra parte le caratteristiche biologiche solo maschili. Non è così, e appunto diciamo che la condizione delle persone intersessuali, che si tratta di una condizione appunto che smentisce questo tipo di organizzazione binaria proprio della natura in qualche modo, non si tratta di una condizione così rara come ci si può immaginare, ma appunto secondo alcune statistiche si tratta di una persona ogni 2000 che nasce con delle caratteristiche o genetiche o cromosomiche o ormonali o enzimatiche che producono, diciamo, dei fenotipi che non sono identificabili come esclusivamente maschili o come esclusivamente femminili. Quindi ci troviamo di fronte in qualche modo al paradosso che questo tipo di anomalie, così come vengono definite, in realtà sono alla base in qualche modo della concettualizzazione del cosiddetto modello normale di sviluppo, proprio perché tutte queste ricerche genetiche sono state effettuate su persone intersessuali oppure addirittura attraverso la produzione sperimentale di organismi sessuali, per cui tutto ciò che noi sappiamo sul cosiddetto normale processo di sviluppo del sesso lo sappiamo attraverso lo studio diciamo delle cosiddette anomalie. Oggi, appunto, come vi accennavo, poi cerco di spingere un po', ci sono alcune teorie che in realtà ipotizzano che sia il sesso maschile, in qualche modo, ad essere diciamo il default dello sviluppo embrionale. E quindi ci ritroviamo, come dire, che non solo il modello testocentrico è stato messo in crisi, soprattutto da genetiste biologhe dichiaratamente femministe, oppure da genetiste e biologhe donne, ma addirittura si sta producendo un ribaltamento totale di quel modello. Nonostante questo, se voi leggete i manuali appunto di biologia, continuerete a sentirvi raccontare la storia che il femminile è il default del processo di sviluppo sessuale e che esiste un genes Rai che si trova sul cromosoma Y che determina lo sviluppo sessuale di tutti quanti. Non è così. Appunto, ciò che accade di fatto nella ricerca e nei laboratori da almeno una decina d'anni mette in crisi e ribalta totalmente questo tipo di concettualizzazione. La divulgazione è sicuramente molto lenta nell'assorbire e nel riuscire a appunto a divulgare i reali, diciamo, sviluppi della ricerca scientifica. E questo appunto, noi a questo punto ci dobbiamo chiedere se e come e quanto
sia stato, diciamo, l'impatto della teoria femminista all'interno della scienza, attraverso appunto la filosofia femminista della scienza e l'epistemologia femminista, a determinare questo coinvolgimento di questo modello appunto testocentrico, che ha dominato la biologia durante tutto il Novecento. C'è un saggio molto interessante di una giovane ricercatrice americana che si chiama Sarah Richardson, che appunto analizza tutta questa vicenda da un punto in una chiave femminista, proprio diciamo ponendosi questo tipo di interrogativo, e che si conclude dicendo: la mia attenzione sulla dimensione di genere nella ricerca della determinazione del sesso non vuole significare che le credenze riguardo al genere siano l'unico fattore che ha dato forma al modello testocentrico o genecentrico, né che la critica di genere sia stata l'unica spinta per lo sviluppo di un nuovo modello. La critica di genere ha interagito con altri fattori, inclusi l'avanzamento tecnologico, la scoperta di nuovi geni e un generale ripensamento della teoria del gene master, che appunto diciamo è rappresentata bene da questa teoria per cui il gene SRAI, che sta sul cromosoma Y, è quello che determina in assoluto lo sviluppo sessuale nell'animale umano e non solo. Tuttavia il contributo della critica di genere è stata significativa. E quindi ritorniamo anche alla domanda precedente: perché tutto ciò è accaduto proprio nella biologia e in particolare nella biologia dello sviluppo? Evelyn Fox Keller, che è epistemologa e storica della scienza, che è, posso dirlo, il mio modello di ricercatrice, proprio perché attraverso i suoi studi non ha solo, diciamo, fatto l'aggiunta o la critica femminista alle teorie dominanti, ma è riuscita proprio a costruire una teoria della conoscenza in generale, in particolare indagando il rapporto tra natura e cultura, tra geni e ambiente, e che quindi è riuscita, attraverso, diciamo, a costruire su dei fondamenti femministi una teoria generale della conoscenza, in particolare della conoscenza scientifica. La stessa appunto Evelyn Fox Keller più di una volta ha affrontato questo tema nei suoi articoli, appunto chiedendosi perché proprio nella biologia è accaduto questo. Non vi aspettate che ci sia una risposta, come dire, definitiva, perché non c'è. Quello che si può dire è che appunto l'interesse delle storiche femministe della scienza per quanto riguarda la biologia dello sviluppo e delle donne ricercatrici nel campo della biologia dello sviluppo può essere basata su diciamo tre caratteristiche fondamentali che lei individua nel fatto che si tratta di un campo di ricerca nel quale le donne appunto sono state storicamente numerose. Quindi già il fatto che ci sia una presenza di donne numerose all'interno di un campo disciplinare, secondo lei, in qualche modo influenza lo sviluppo della scienza, e appunto nel quale un discreto numero di donne oggi in particolare è leader in questo campo di ricerca. Questo è avvenuto in larga parte perché si tratta di un campo che è in qualche modo intimamente associato con la riproduzione e che, come dire, come abbiamo visto, fornisce anche chiaramente l'idea che i gender bias informino la costruzione delle teorie e la costruzione della ricerca, appunto come abbiamo visto da quei pochi esempi che vi ho fatto. E
anche il fatto che la biologia dello sviluppo, soprattutto negli ultimi anni, ha resistito proprio come campo di studi a questo modello genecentrico di spiegazione della vita che ha caratterizzato appunto la biologia del Novecento. Quindi anche per Evelyn Fox Keller ci sono diversi fattori, diciamo, che possono spiegare la potenza in qualche modo rivoluzionaria della critica femminista sui campi disciplinari. Io ancora oggi mi sto chiedendo, come dire, perché, che ne so, in maniera una biologa italiana, Giovanna Camerino, perché proprio una donna ha saputo in qualche modo lavorare, far emergere dei dati scientifici che mettono in crisi, che hanno messo in crisi il modello testocentrico che vi ho descritto prima, e come lei, perché la Marshall, genetista australiana, perché tante donne, pur come dire, in qualche modo non dichiarandosi esplicitamente femministe, però hanno i prodotti della loro ricerca possono essere interpretabili invece da un punto di vista femminista come una capacità di ricostruire i modelli tradizionali. Discutiamo insieme. Che dici? Io mi rilascio proprio a questo, perché quello che succede appunto anche dal punto di vista dei metodi poi della ricerca è che osserviamo un cambiamento in come i metodi di ricerca vengono capiti, compresi, formulati proprio con l'ingresso di alcune donne. Quindi però io quello di cui parlerò oggi sono in particolare dei metodi di ricerca qualitativa, e quindi intervista semistrutturata e con interviste, diciamo, immaginiamo situazioni individuali, di gruppo, osservazione partecipata, tutti, diciamo, gli strumenti usati normalmente per antropologia, sociologia o storia orale. E proprio in questo ambito vediamo che, per esempio, c'è una donna che per prima inizia a mettere in questione i metodi utilizzati normalmente, che è una certa Ellen Campbell, alla fine dell'Ottocento, che inizia per prima ad andare nelle fabbriche di manifatturiere inglesi e intervistare donne sulle loro condizioni lavorative e anche familiari e personali. Poi negli anni 30 negli Stati Uniti è una donna che gira per le campagne del sud degli Stati Uniti chiedendo alle donne nelle famiglie che erano state colpite dalla Grande Depressione come questa aveva avuto un'influenza nelle loro vite. Ora però quello che succede secondo me è anche poi di vedere come aprire certe prospettive cambia il metodo di per sé, quando parliamo di metodo. Per cui quello che succede è vedere come l'ingresso del femminismo, l'ingresso di una consapevolezza delle differenze di genere in questo tipo di metodi utilizzati diventa dirompente. Diventa dirompente perché qui mi riallaccio alla cosa che diceva Bea all'inizio, non si può prescindere dal soggetto, questo è vero. Cioè il femminismo come teoria, il femminismo come insieme di femminismi, come insieme di teorie che tutte partono dal soggetto e poi tornano al soggetto in un'ottica trasformativa, tra questa partenza e questo arrivo è successo tantissimo, si è modificata la realtà, si spera, insomma, almeno c'è il desiderio di modificare una realtà, quindi a tornare a quel soggetto che era postulato il punto di partenza dell'analisi. E nel fare ciò mettere al centro la soggettività rende impossibile utilizzare i metodi che venivano visti invece come obiettivi, come super partes, come neutrali, e sono sicuramente tematiche che avete già toccato parlando dei vari femminismi, che poi questi mettono in discussione l'assunto di neutralità, oggettività e così via dicendo, e qui è l'ambito, diciamo, più epistemico, ontologico dei femminismi. Ora, io volevo innanzitutto chiedere voi che siete qui, chi ha già fatto interviste o chi pensa di farle, anche se non le fa, comunque sta, diciamo, preparandosi a una laurea o una tesina, un lavoro di gruppo,
ditemi così poi magari vi l'ho fatto. Io anche le ho fatte. Tu le hai fatte. Chi l'ha fatto? Chi lo vorrebbe fare? Poi decidiamo oggi, si capisce se è una cosa bella, una cosa brutta, desiderabile, desiderabile, o magari qualcuno si commenta che vuole fare, non ha mai pensato prima. Io ho pensato che questo gente che fa le interviste come metodo di ricerca, in realtà poi dice, come sei logico? È la natura che ho. Ma anche il momento dell'intervista proprio. No, proprio il momento dell'intervista, dell'osservazione, eccetera. Perché si odia? Ora, cerchiamo di capire anche questo. Appunto, stavo dicendo, l'ingresso delle femministe all'interno della sperimentazione di questi metodi non formula un metodo di ricerca qualitativa prettamente femminista. Questo è il decalogo, mi pare che diceva come prima, no? Il femminismo non è un metodo di ricerca, cioè io oggi sai che faccio tutto questo metodo qua e lo scelgo magari da un elenco. Il femminismo per